Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis Monumentale, per raccontarvi quello che accadde il 4 dicembre del 1928. Padre Pio si reca in paese a San Giovanni Rotondo, viene accompagnato dal suo superiore, Padre Raffaele da Santa Maria a Pianisi, e va a trovare il dottor Francesco Ricciardi, un dottore che è sempre stato ateo, ma era gravemente malato e in fin di vita. Esprimeva però in quel momento il vivo desiderio di voler ricevere i sacramenti soltanto da Padre Pio, era in punto di morte. Padre Pio va a casa sua, accompagnato da Padre Raffaele, entra nella sua stanza, lo vede a letto, parla all'uomo che era in fin di vita, lo confessa e poi, quando sta per andar via, ecco, come si fa spesso salutando i malati, si gira e dice al dottore: ci vediamo in convento. Testuali parole, le trascrivono coloro che erano presenti, e poi va via. Il che equivaleva alla grazia della guarigione, e fu proprio così, perché il dottor Francesco Ricciardi guarì da quello che era un tumore. Morì naturalmente il 13 giugno del 1932, dopo diversi anni.